We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Buongiorno, ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it. Mi raccomando, aspetto tutte le vostre segnalazioni. E poi vi ricordo di venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook, dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere e Caffè mi piace. Quest'oggi torna il nostro ciclo di puntate dedicato al mondo senza glutine, quindi ritorna Tommaso Passaretta, titolare del mondo senza glutine. Bentornato Tommaso. Buongiorno a te, Elisa. E poi abbiamo una new entry, ovvero la dottoressa Manuela Miuzzo dello studio nutrizionista, dottoressa Miuzzo e Tonello. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Abbiamo già conosciuto la sua collega in una delle precedenti puntate, questa volta approfittiamo della sua professionalità per saperne qualcosina in più riguardo a questo argomento, quindi glutine, di conseguenza celiachia, ma non solo. Direi di partire proprio dalle basi, perché Tommaso nelle scorse puntate ci ha appunto illustrato i vari prodotti senza glutine, però noi vogliamo proprio il suo parere professionale. Che cos'è il glutine? Partiamo proprio dalla base. Ok, allora il glutine è una proteina, si può definire così. In realtà quello che scatena una reazione di celiachia, c'è una parte di questa proteina che nel caso del frumento si chiama gliadina, nel caso ad esempio dell'avena la vidina. E quello che appunto per una persona normale è semplicemente una sostanza che passa, non viene assorbita, non viene digerita, però non è tossica, nel caso del celiaco invece provoca una reazione. Ecco, quindi questo è il fantomatico glutine. Ma esistono altri rimedi per la celiachia oltre a togliere il glutine dalla propria dieta o no? Si stanno cercando, però attualmente ancora no. L'unica cosa è la dieta, però la dieta di per sé, se fatta correttamente, è sufficiente. È sufficiente, sì, a impedire il protrarsi della malattia. E soprattutto le conseguenze, sì. Ecco. Quali possono essere, per esempio, le conseguenze? Allora, sono una maggior predisposizione ad altre malattie autoimmuni, tipo la tiroide, o anche allo sviluppo di particolari tumori intestinali e altre cose. Però, ripeto, l'alimentazione corretta preserva completamente da queste possibili complicazioni. Quindi, diciamo, non è una cosa da sottovalutare, dire celiaco, vabbè, una volta ogni tanto mangio senza glutine. Questo è una cosa che va fatta con continuità. Sì, per tutta la vita, sì. Ecco, Tommaso, riscontri questo anche nei tuoi clienti, cioè nel senso proprio dell'assoluto bisogno di continuità in una dieta? Sì, certo. Tra l'altro, tra i miei clienti ho proprio una signora che è una biologa e la quale mi ha confermato quanto appena affermato dalla dottoressa, che dopo un lungo periodo di dieta senza glutine, dopo aver ripetuto i test varie volte, il suo intestino è ritornato alla funzionalità assolutamente normale. Ecco, dottoressa, ma è facile diagnosticare se un soggetto è celiaco o no? Perché lei prima mi diceva ci può essere anche una sorta di celiachia latente. Sì, attualmente ad oggi sì, infatti adesso i diagnosticati sono in aumento proprio per questo anche, perché i metodi di diagnosi si stanno proprio semplificando, basta semplicemente un prelievo di sangue, una richiesta del medico curante e in poco tempo si sa. E da lì si può capire. Ecco, ma come mai ultimamente si sente sempre più frequentemente parlare di celiachia rispetto al passato? Magari forse è colpa paradossalmente di quello che mangiamo? Allora, c'è un aspetto appunto come quello che ho appena detto, che c'è una maggior diagnosi attualmente, per cui anche per quello che adesso ci sono una maggior quantità di celiaci, ecco, diagnosticati, però è vero che il problema del glutine risale anche proprio ad una probabilmente manipolazione eccessiva di alcuni cibi per renderli più appetibili, più lavorabili, e di conseguenza tanti cibi che normalmente noi mangiamo sono davvero molto ricchi di questa molecola che è appunto il glutine. E quindi questo può portare anche se nel caso dei celiaci
il vero meccanismo scatenante, oltre appunto alla predisposizione genetica, non è solo il glutine, ma sembra che ci sia anche qualcos'altro che ancora però non si conosce. Tra l'altro, da quello che mi dicono alcuni miei clienti e da qualche indagine che io ho approfondito, l'intolleranza al lattosio è una sorta di alert di predisposizione alla celiachia, perché ovviamente il glutine, andando ad indebolire le mucose intestinali, le predispone ad altre intolleranze, quali ad esempio il lattosio. Quindi in questo senso potrebbe essere, una sorta di alert. Potrebbe essere, sì. Anche se non è ancora... Non è matematico, però... Diciamo che in un soggetto celiaco, avendo problemi proprio a livello dell'intestino, della mucosa intestinale, c'è un malassorbimento e probabilmente c'è anche un deficit della lattasi, esatto. Che è la causa proprio dell'intolleranza al lattosio. E quindi questo, diciamo, potrebbe essere un campanello d'allarme. Ecco, ma la celiachia, siccome c'è molta confusione, si usa magari anche un termine per un altro, è un'allergia, è un'intolleranza alimentare? Soprattutto, che differenza c'è tra allergia e intolleranza alimentare? Perché noi profani spesso usiamo una parola per un'altra. Ecco, allora, la celiachia è una cosa particolare, perché ha la manifestazione di una malattia autoimmune in realtà. È simile all'allergia, nel senso che ciò che scatena questa reazione autoimmune è un agente esterno, mentre nella reazione autoimmune è un agente normalmente interno, qualcosa di nostro. Non è un'intolleranza, anche se anche lì siamo borderline con le definizioni, perché l'intolleranza comunque di per sé è una cosa che poi col tempo passa o può passare. E quindi, mentre la celiachia è una cosa che dura per tutta la vita. Quindi allora, la celiachia deve convivere con questa cosa. Esatto, la celiachia è una malattia autoimmune per come si manifesta ed è causata da un agente esterno, in questo caso il glutine. Ecco, Tommaso, visto che abbiamo detto la celiachia è una malattia, mi viene spontaneo chiederti, ma nei tuoi clienti riscontri difficoltà ad accettarla o no? Beh, questo dal punto di vista psicologico. Esatto, questo fondamentalmente è un aspetto più psicologico che non poi, come dire, reale. Per quello che io ho approfondito anche in questi mesi di esperienza di contatto con i clienti, devo dire che alcuni tendono a dirsi: io non sono celiaco, sono semplicemente intollerante al glutine, quindi ecco, qua subentra l'aspetto psicologico. Che dicono non ho questa malattia, esatto. Mi tiro indietro. Altri invece non se ne fanno né problema né mistero, per cui non è così poi difficile approcciare l'argomento. In generale, tendenzialmente, visto che la celiachia è una cosa un po', come dire, particolare, ha degli aspetti particolari, come ha appena spiegato la dottoressa, tendenzialmente io sono più propenso a collocarla tra le due borderline sulla intolleranza piuttosto che sull'allergia. Dottoressa, riscontra anche lei questa magari difficoltà o questa non consapevolezza di accettarla come una malattia? Allora, io ho un'esperienza personale in casa, cioè da poco ho avuto la diagnosi di celiachia per mia figlia di 4 anni e poi, siccome appunto è genetica, abbiamo dovuto fare le analisi sia io che mio marito ed è risultato celiaco mio marito. Allora, nella mia esperienza personale non riscontro questo problema psicologico perché, diciamo, questo è superato dallo star meglio. Perché dei benefici che poi una volta che poi hanno inquadrato l'ottica giusta, poi dopo traggono beneficio quasi immediato e quindi ritrovano nella dieta un qualcosa che gli fa bene, gli fa star bene, quindi non hanno un problema. Per chi magari la diagnosi viene fatta e non ha particolari sintomi, allora probabilmente lì c'è un problema ad accettarlo. Però uno dice, ma com'è possibile? Esatto, sto benissimo, non mi faccio problemi. Però appunto, come dicevamo prima, è importante comunque far capire a queste persone che una celiachia trascurata può diventare malattia. Certo. In questo caso sì. E tra l'altro, prendo spunto dal discorso della corretta alimentazione e dal discorso appena fatto, per dire che evidentemente quando poi il celiaco accetta l'ottica giusta di mangiare bene sostanzialmente, perché di questo poi alla fine stiamo parlando, quando nel mio negozio e nell'ambito del franchising di cui io, come tu ben sai, sono anche direttore marketing e sviluppo rete, assaggiano, provano i prodotti che il mondo senza glutine come franchising e come negozio
mio nello specifico, trovano, dopo li riprendono perché dicono finalmente, appunto come ha detto la dottoressa, ne traggo beneficio e ritrovo quei gusti, quei sapori che avevo quasi quasi dimenticato. Ecco, dottoressa, per il celiaco una dieta senza glutine è un obbligo, abbiamo visto, ma per un soggetto non celiaco che magari volesse intraprendere questo tipo di percorso alimentare, può trarne dei benefici? Ci sono degli svantaggi? Allora, è da ricordare che per chi non è celiaco il glutine non è tossico, quindi non c'è un beneficio in questo senso. Un beneficio in realtà potrebbe esserci, lo stanno valutando anche con degli ultimi studi, in caso di altre patologie come nel caso della psoriasi. Sembra che una dieta povera in glutine possa aiutare a tenere sotto controllo la malattia. Al di là però di queste condizioni particolari, in un soggetto sano, la dieta senza glutine di per sé non è che apporta maggiori benefici, se non in un contesto di aumento di variabilità. Allora in questo caso sì, perché il vero piano alimentare corretto è il piano più vario possibile. Allora introdurre, oltre alla solita farina di frumento, farina di camut, di farro che contengono glutine, però anche farina di riso, farina di mais, può fare solo che bene, in questo caso sì. Tra l'altro, a proposito di farine, come tu hai scoperto grazie a Cuoca Paglia, Erika, ormai la nostra personal chef, il mondo senza glutine, con il suo produttore esclusivo, offre la farina di frumento, di amido di frumento deglutinato, che è un prodotto molto particolare, e anche chi non è celiaco, appunto, introducendola nella propria dieta, ha scoperto dei benefici e di trovarsi di fronte a un prodotto di alta qualità. Quindi ecco, riprendo proprio il mio aggancio al discorso della varietà nell'alimentazione. Certo. Ecco, dottoressa, senza entrare nel personale, lei però ha detto una bambina di 4 anni, sua figlia è celiaca. Ecco, quindi una dieta senza glutine possono farla anche i bambini, non solamente gli adulti? Assolutamente sì, sono più bravi di noi adulti. Sicuramente sì. Mia figlia di soli 4 anni, lei per prima viene a dire: no mamma, questo non lo posso mangiare. Oppure: sei sicura mamma che posso mangiare? Presuppongo ci voglia anche moltissima attenzione nel leggere le etichette, sì, quando si va al supermercato. Ecco, a proposito, esiste un prontuario per chi è celiaco. È un prontuario che può anche essere scaricato via internet, ordinato dall'associazione AIC, che proprio definisce non solamente i prodotti con la spiga sbarrata, diciamo, che sono quelli certificati, ma anche quelli di uso commerciale che si trovano nei supermercati, per i quali le aziende produttrici hanno fornito informazioni circa la quantità di glutine, perché spesso, ecco, un problema di chi è celiaco è che il glutine magari non viene scritto in etichetta, ma magari c'è. Tra l'altro, ricordiamolo, come dicevamo in una delle nei nostri precedenti incontri, il prontuario della C non è l'unico modo che garantisce il celiaco dal glutine. Esiste anche il marchietto della spiga barrata. Velocemente lo ricordo che è un marchietto di proprietà dell'AIC, per cui l'AIC chiede un compenso economico molto alto, per cui non tutte le aziende sono disposte a farlo, idem per l'inserimento nel prontuario, e quindi c'è una terza via, che è quella di essere autorizzati dal Ministero della Salute a riportare la dicitura senza glutine sul prodotto, come diceva la dottoressa, con le specifiche del senza glutine, previa ovviamente autorizzazione del Ministero stesso. Ecco, questo era tanto per ricordare anche a chi ci guarda che il prontuario o la spiga barrata non è l'unico modo per poter essere garantiti. Certo. Dottoressa, visto che approfitto ancora una volta della sua esperienza diretta in famiglia, ma è facile gestire una famiglia dove ci sono soggetti celiaci e soggetti no? Perché ho sentito molto parlare di contaminazione. Esatto, è lì il problema, perché appunto io ho due bambine, una celiaca e una non celiaca, e io non sono celiaca, e proprio per un discorso di variabilità, per chi non lo è sarebbe bene comunque anche mantenere altri prodotti. Ecco, lì bisogna farci un po' l'abitudine, perché basta ad esempio usare uno stesso utensile per la pasta, per mescolare magari la pasta, che ecco che si è già rovinato un piatto per celiaci.
Ah, basta solo quello, il cucchiaio sì, con cui sì, si mescola. Sì, quindi sì. Bisogna fare tutto completamente separato. Allora lì all'inizio è un po' difficile, non lo nego. Bisogna organizzarsi bene. Un esempio magari è comprare delle stoviglie solo per loro e altre per noi e fare molta attenzione. Però con questo, cioè questo non significa che ad esempio mia figlia di 4 anni non può andare alle festicciole di compleanno, anzi, ecco, bisogna armarsi magari di un po' di pazienza, farsi qualcosa in casa, comprare magari qualcosa appunto senza glutine e portarla alle festicciole, assolutamente vita normale. Ecco, tu poi Tommaso Dolce, abbiamo già visto che ne hai tanti, quindi festicciole assolutamente assicurate. Assolutamente sì, e non solo dolci ma anche salato, sia secco che fresco. E tanti prodotti artigianali, sì, soprattutto artigianali, già ricordato. Come appunto quelli che potete ammirare vedere qua. Esposti qui. E che dopo sai già che noi approfitteremo per assaggiare. Assolutamente sì, dopo facciamo un bel facciamo assaggino. Un gluten free party. Esatto. Dottoressa, una cosa, sfatiamo un pochino un luogo comune, perché io ho sentito dire da molte persone, magari anche su internet, si legge frequentemente: ah, inizio a fare la dieta senza glutine così perdo peso. Poi in vista dell'estate abbiamo tutti questo chiodo sì, fisso. Sì, sì, sì. E non è proprio vero, nel senso che dal punto di vista proprio nutrizionale delle chilocalorie la quantità è paragonabile, ecco. E poi per sopperire magari a dei problemi proprio di manipolazione dei prodotti senza glutine, spesso magari si fa uso di più zuccheri, di magari un pochino più di grassi, anche se però devo dire che c'è sempre maggior sensibilizzazione da parte proprio delle ditte che fanno questi prodotti nel cercare di ovviare sempre di più, cercare altre soluzioni per rendere comunque appetibili questi alimenti. Ecco, non è quindi così, però ripeto, in una dieta equilibrata si ottiene sempre un maggior successo. Ecco, ma visto che noi stiamo parlando di diete, stiamo parlando di mangiar corretto, stiamo parlando di attenzione a quello che mangiamo, sì, una corretta alimentazione ci può garantire un miglior stato di salute? Sicuramente sì. Quindi questo è, diciamo, il messaggio da tenere assolutamente presente. Sì. Ecco, lei riscontra consapevolezza nei suoi pazienti, anche comunque nelle persone con cui si trova in contatto, del fatto di cosa mangio? Oppure dai sì che va tutto bene? Un po' e un po'. Diciamo che i migliori risultati ce li abbiamo proprio da chi comincia a capire che mangiare equilibrato è la cosa più importante, mangiare equilibrato per sentirsi bene. Tommaso, riscontri anche tu questo? Sì, certo, soprattutto a fronte di un prodotto di alta qualità artigianale e come diceva poc'anzi la dottoressa, ci sono soprattutto le piccole ditte artigianali che pongono grande attenzione nella preparazione del prodotto, cioè di non esagerare ad esempio negli zuccheri, nei grassi e così via, proprio per offrire un prodotto di qualità e di poter far mangiare bene le persone. Allora io ringrazio davvero la dottoressa Manuela Minuzio, Manuela Miuzzo, mi sono incartata, dello studio nutrizionista e dottoresse Miuzzo e Tonello. Ecco, adesso in grafica mandiamo anche i riferimenti per quanti eventualmente potessero approfondire questi discorsi. Ringrazio Tommaso Passaretta del Mondo Senza Glutine e noi chiudiamo con una sorpresa, perché io, Tommaso, sono venuta nuovamente a trovarti in negozio, vediamo se sono finalmente riuscita a imparare a far bene la spesa, perciò io ringrazio i miei ospiti e vi lascio a questa clip. Siamo tornati al Mondo Senza Glutine, io, care le mie Elisanna ed Antonella, vi ho volute ancora qui con me perché per ringraziarvi dei vostri preziosi suggerimenti, adesso voglio vedere se sono capace anch'io di fare la spesa in modo sano. Allora voi guardate cosa io metto nella mia shopper e mi dite se ho scelto bene o ho scelto male. Allora, memore dei tuoi suggerimenti, Elisanna, ho pensato alla pasta e questo giro per cambiare formato i fusilli, che ne dici? Perfetto, sì, sono d'accordo, va benissimo. Poi io quasi quasi li condirei anche con qualche cubetto di mozzarella sopra, facciamo una cosa un po' mediterranea.
Sì, direi di sì, possiamo fare una caprese così, pomodoro e mozzarella. Pomodoro e mozzarella che tu mi hai assicurato che non si sente la differenza, no, con la bufala tradizionale. Assolutamente, è veramente molto buona, davvero. Ecco, poi però logicamente, insomma, il salato, l'appetito viene mangiando. Tu la scorsa volta mi hai parlato di fagottini, torte salate e arancini. Io, per non sbagliare, li ho presi tutti e tre, ma ho fatto bene? Benissimo, sì, anche perché sono molto buoni, devo dire, tutti quanti, sia la torta salata che i fagottini e poi gli arancini di riso, un classico. Antonella, ma se ti dicessi di scegliere tra torta salata, fagottini e arancini, non cosa saprei, faremmo? Non saprei, perché sono tutti buonissimi, quindi veramente non so, preferiamoli tutti quanti. Li mangiamo, tanto sono digeribili, perciò sì, questa appunto, sera possiamo. Direi che... Un po' di tutto si può mangiare, benissimo, sì. E poi completiamo con un dolcetto. Un dolcetto. Allora, io qui ho selezionato la cassata, perché dopo avermene così tanto parlato ci voleva, ma anche i wafer e i plum cake, che la scorsa puntata non li avevamo neanche nominati. Tu che sei la golosa del gruppo, cosa dici? Che sono veramente buoni e sono contenta che hai scelto anche i plum cake, perché sono buonissimi, morbidi e soprattutto il cioccolato. E non dimentichiamo, io ho preso un'altra cosa, il cioccolato, che Elisanna subito ha visto, mamma mia. È uno dei miei dolci preferiti, i bignè. I bignè. E allora... Antonella, reggimi un attimo il microfono, perché io inizio già ad imbustare, perché ricordiamo sono tutti quanti prodotti freschi e quindi hanno bisogno della borsa frigo per non interrompere la catena del freddo. Ecco qui, allora questi li imbustiamo, questi invece possiamo tranquillamente portarli con noi, anche la mozzarella ovviamente, altro prodotto fresco, e anche i fagottini, tutti quanti ricordiamo prodotti artigianali. Allora, la nostra spesa per quest'oggi è fatta, abbiamo la busta piena, non ci resta che andare a cenare. Benissimo, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare allora.